Qua siamo qui a Positano, questo meraviglioso scenario di Fornillo, uno spettacolo qua di fronte al Mediterraneo, di fronte a tutta questa meraviglia via Pasitea, e abbiamo un'iniziativa particolare. Innanzitutto, con chi siamo in questo momento? Bianca Maria Sparano, io ho scritto una raccolta di ricette che è iniziata nel periodo di blocco del Covid quasi per caso e invece poi è cresciuta un po' a dismisura perché ho avuto ricette da tutta Italia con un taglio particolare per i medici Covid. Infatti abbiamo ricette di medici Covid dell'ospedale di Bologna, dell'ospedale di Verona. Il libro è dedicato alla rianimazione del Policlinico di Napoli, che è stato, come dire, un baluardo contro il Covid. Infatti inizia con una foto dell'8 maggio, dimissione dell'ultimo paziente dalla Intanto voi di cosa vi rianimazione. occupate? Io sono avvocato di mio. Come mai a Positano? È positano da sempre, perché mia suocera era cresciuta a Positano, mio marito ha imparato a nuotare a Positano. Chi era Quindi tuo suocero? Mia suocera era amica di Nilde dell'Isola. Si Ah, bene, come si chiamava? chiamava Carmela La Pecciarella ed era amica di zia Maria che abitava qua a Fornillo, in quella chiesa là. Ah, In questa ecco. casa qua. E c'è una cappelletta dentro, per questo mi ricordo la chiesa. Alla chiesetta, Sì. quindi aveva proprio ricordi di Napositano La mitica dell'Isola è proprio. stata insegnante dell'elementare. Sì, Ah, la bene. mamma di Umberto. E suo Di Umberto marito? Rocco. Mio marito sta qua e lui ha imparato a nuotare proprio a Tutto a Positano. Positano, diciamo, Sì. questa, E il questo nostro rapporto con figlio si Positano. ritiene positanese. Mio figlio ha combattuto per fare le scuole a Positano perché lui è cresciuto proprio qui, è inserito nella comunità Tuo positanese. figlio che ha lottato per le scuole a Positano. Ah, Sì, bene, sì. come si chiama tuo Lui si figlio? chiama Leo. Ah, Leo, cognome Leo. Guardiano. Leo Guardiano. Sì, ed è la sua generazione, ha 16 anni ormai. Erano 7, lui si è fatto tutti i campi estivi con i bambini di Positano, sulla spiaggia di Positano, quindi Beh, quindi Positano nel cuore, sì. No, no, lui è veramente. positanese non d'adozione, di E nascita si queste può dire. ricette, ci sono pure delle ricette qua di Sì, Positano. sì. Su cosa si basano queste ricette? Sono ricette salutiste o No, sono semplicemente sono ricette anche goderecce, sì, diciamo, dei ci vuole generi un po' di più ottimismo. vari, perché ci sono alcune bellissime che la prefazione me l'ha fatta questo amico che si chiama Sergio Brancato. E lui le chiama ricette narrative, sono quelle che raccontano. Ce n'è una splendida di uno skipper che io cito sempre, che inizia così: aprite una bottiglia di vino, cioè, la ricetta della pasta e patate, aprite una bottiglia di vino e a mano fa cucinare la pasta e patate. Poi finisce dicendo: quando è finita la bottiglia, che era solo per il cuoco, la pasta e patate è Ah, pronta. quindi la bottiglia Quindi di sono vino, ricette e ci sta pure lo narrative. spirito giusto per Sì. degustarle. Poi ci sono invece ricette semplici, perché quella che si è fatta di più è stata la ricetta del pane, perché il pane effettivamente a un certo punto a Napoli non c'era più lievito e quindi il pane è stata una delle ricette più fatte, la pizza. Queste Beh. ricette semplici di casa, sono ricette di casa, ma io ho avuto lo sfizio che un'amica di Verona sta facendo tutte le ricette del libro. Lei è una veronese doc, cioè mangia solo il risotto, così, il Allora, non ci resta tomina. altro che invitare tutti a comprare questo libro, lo si può trovare in Edicola, edicola. sì, e soprattutto a provare a cucinare le ricette, a fare la ricetta, a fare gli spaghetti con le zucchine, a fare i peperoni fritti. C'è un'altra mitica troppo bella, peperoni, alici e cipolle fritte, indorate e fritte, che è proprio una ricetta spettacolare. E poi a me hanno commosso soprattutto i ragazzini, perché ho avuto una ricetta di una ragazzina di 10 anni che stava a casa e ha cominciato a cucinare. Ma per esempio un coetaneo di mio figlio mi ha mandato una ricetta, un dolce fatto con quello che c'è a casa. Quindi Eh beh, è un quindi segnale attraverso queste forte. ricette si racconta anche un pezzo dell'Italia del Sì, lockdown. perché infatti sono ricette chiuse in quel periodo. Sono chiuse in quel periodo. Va bene, grazie Grazie, e grazie a voi. buona serata, buona presentazione del libro Sì, e e siamo consigliamo a in mano tutti. all'arte perché Rodrigo fa le graffette con le patate, quindi siamo Allora proprio in siamo a mano posto, va all'arte. benissimo, grazie. Grazie.